Qualche giorno fa lei diceva di conoscere questo decreto fin nei minimi dettagli, ma quando è venuta fuori questa idea del G8 spostato dalla Maddalena qui all'Aquila per avere i grandi del mondo, a partire da Barack Obama, a rendersi conto direttamente di questa situazione? Io lo sapevo 10 giorni fa e sapevo che si stava lavorando su questa cosa. Naturalmente ci eravamo impegnati io, Bertolaso, Gianni Letta e il Presidente Berlusconi di non farne menzione e opinione, e abbiamo mantenuto tutti la riservatezza adeguata, e quindi io lo sapevo, insomma, che si stava lavorando a questa ipotesi. Ma la spaventa un G8 qui? No, io credo che per l'Aquila sia straordinario, un segno di grande ottimismo e soprattutto di grande promozione dell'Aquila. L'Aquila ha avuto una promozione in negativo, dobbiamo controbattere questa promozione in negativo che c'è stata per i prossimi anni, cominciando con avere qui i massimi governanti della terra, e quindi avere qui Obama e tutti gli altri ministri e presidenti delle nazioni più evolute del mondo. Insomma, credo che sia un lancio anche importante per l'Aquila, darà ottimismo, darà considerazione. Guardate, ci vuole. Noi abbiamo riscosso tanti di quegli apprezzamenti all'estero che non ci immagino, qui stando qui non ci immaginiamo. Io sono stato a Bruxelles, ho parlato al Parlamento europeo con tutti i membri del Comitato delle Regioni. Io ho ricevuto complimenti da quando sono entrato, non per me, perché ovviamente io ho fatto solo il mio dovere, ma i complimenti erano alla dignità delle immagini che erano arrivate di un popolo abruzzese che era stato un popolo che ha espresso una grande dignità, e questo devo dire che ha colpito nel mondo, e quindi sono convinto che quando loro verranno qui sarà la giusta considerazione di quella che è stata un'attività svolta in maniera encomiabile sia dalla Protezione Civile del Governo ma dal popolo abruzzese. E inoltre noi speriamo anche che sia più facile ottenere quelle donazioni per far rifiorire quel nostro patrimonio artistico e culturale.